Questa è una montagna estremamente importante, importante per il ruolo che ha svolto nel successo delle Olimpiadi, per la popolarità che ha acquistato, importante per i valichi internazionali, importante per il sistema turistico che ne fanno un territorio di elite ed è importante perché ha ancora un sistema produttivo interessante da un lato e ulteriormente sviluppabile per quanto riguarda l'agricoltura, l'artigianato, soprattutto le produzioni boschive, le produzioni zootecniche di montagna. Bisogna che il piano strategico consideri la montagna non un elemento aggregato alla città, ma un elemento costitutivo del progetto organico che deve essere fatto inserendo le opportunità, i contributi rispettivi della montagna verso la città, della città verso la montagna, come un tutt'uno e a questo punto potremmo anche avere uno dei progetti più originali per lo sviluppo delle aree metropolitane, perché Torino è la città e l'area che ha l'insieme agricolo e soprattutto montano più grande fra tutte le città metropolitane italiane.